Uno dei temi che tu hai evidenziato è agli altri così. Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che si voti, se si vota il bilancio, e subito dopo, in un consiglio comunale successivo, saranno messi all'ordine del giorno tutti i campi che sono ridotti da mesi. Anche per quanto riguarda, e fino a fatto il funerale per gli indigenti, sappiamo benissimo che è un tema su cui ci siamo, la maggior parte di noi, lo stiamo approfondendo e tutti sicuramente non dobbiamo più rivivere quei momenti, specialmente quella triste domenica, dove io e te soltanto stavamo sul territorio e dove c'era la necessità di una famiglia di portare il suo caro al cimitero. Allora anche su questo tema è all'attenzione dell'amministrazione comunale, ma principalmente dei capogruppi di tutto il Consiglio comunale. Quindi questa era doveroso come risposta che io ti dovevo ma non il capo dell'amministrazione. Quello che seriamente mi colpisce di questa assemblea, al di là dell'atteggiamento egoliante della maggior parte di voi, onestamente non riesco a capire. Vedete, noi abbiamo una situazione attuale in questo paese, in questa città, soprattutto in questa nazione, diversa. Noi abbiamo di recente avuto la bellissima notizia che tutte le persone che soffrono di nefropatia, che devono andare in dialisi, non avranno più i presidi per poter evitare di andare in dialisi, ma vanno in parte. Questo significa che queste persone avranno 150 euro, queste famiglie magari di gente, dovete spendere per poter fare terapie e evitare di andare in dialisi. Noi abbiamo una città nella quale i bambini celiaci, per problemi legati alla sanità regionale, non avranno quello che devono avere per poter continuare a vivere se non mettendo una mano alla tasca. Noi abbiamo una città nella quale l'indice di disoccupazione è salito a livelli incredibili, ma è avuto la sensazione di questo tipo di problema tanto quanto la stiamo avendo in questi giorni. Io non sto cercando di muovere adesso al pianismo. Voglio soltanto cercare di capire per quale motivo delle questioni che sono risolvibilissime in una maggioranza così vasta come quella che c'è, quale è questa cosa così facile di scegliere una maggioranza così vasta, un divisore di voti per poter fare bilancio, per poter andare avanti, io onestamente non riesco a capire quali sono i reali problemi, sono dei problemi che non riguardano nella maniera più assoluta i cittadini di questa città. Noi abbiamo il problema che dell'accorpamento della sanità, probabilmente il sottodistretto di Arpino, che garantisce l'assistenza ai cittadini arpinesi, probabilmente questo sottopresidio verrà accorpato con Casa Nuova, che fa parte adesso dell'Alto Napoli 2 Nord, i cittadini arpinesi, perché il sindaco Peruso, che è un sindaco che ha due marconi così, si prenderà il presidio di Arpino, non dirà quello di Casa Nuova e se lo porterà a Casa Nuova. Sindaco Peruso, al quale io ho dovuto rivolgere per far aggiustare le strade che stanno a Cittadella, perché si è incazzato perché non era possibile che per andare a Casa Nuova c'era bisogno di un prestato. Ed è stato il sindaco di Casa Nuova che ha dovuto ricorrere a questa amministrazione comunale questo tipo di necessità. Signor sindaco, io so bene che lei ha alcuni problemi, sia del testamento biologico che sia del funerale dell'indigente. Ma io non è che sto contestando un suo mancato interessamento, anche se vorrei un sindaco un pochino più agile. Io sto dicendo con questo cartello che l'unico sistema che ho per portare l'attenzione della gente, il governo reale ormai è questo, per evitare di essere politico. Io sto contestando il fatto che oggi, qualche giorno fa, io ho festeggiato il compleanno di due interrogazioni che ho fatto a questa assemblea su questi due argomenti e ancora non se ne parla. E questo è rituale. Questo è contro il regolamento, questo è contro qualsiasi forma di democrazia. Allora, se per poter dire la cosa, qua c'è gli altri cartelli, allora veramente non è una cosa. Sono molto diverso da quello che succede qua, però vi assicuro che se noi cominciamo a provincializzare questa città,
non continuiamo a parlare di temi importanti, sono quelli della vita di tutti i giorni dei cittadini, e anche quello del testamento biologico, perché il testamento biologico non è una sciocchezza, perché quando io medico sono chiamato alla convenzione di credo, dal mio ordine di legge, a rispettare la volontà dell'assistito, ed un governo fatto di clerico fascista, diciamo, mi impone invece di dover interrompere oppure continuare contro la sua volontà l'alimentazione a queste persone, io come medico devo decidere di essere espulso dall'ordine dei medici perché ho fatto un reato contro la deontologia, oppure devo essere arrestato dai carabinieri. La stessa cosa che capitava quando dovevamo denunciare i clandestini che non erano assistiti. Allora io vi prego in nome della città, vi prego in nome della mia frazione Campino, che non ha mai passato in una situazione drammatica, una versa adesso, vi prego di mettere la testa sulla bene, vi prego di votare sui benedetti di tutti voi, vi prego di andare avanti, non me ne frega che il governo, è importante che ci sia qualcuno che governa. Bravo. Bravo. Bravo.